come nei mesi scorsi ci fosse questa radicata percezione che fosse infatti la Lega e quel paranoico di Matteo Salvini avere l'ossessione della sicurezza, del controllo dei confini, del controllo dei flussi migratori. E oggi evidentemente capiamo che non era una paranoia di Matteo Salvini e di tutta la Lega rimettere al centro i temi della sicurezza e del controllo delle nostre frontiere. Dopo 4 anni di governi di sinistra, Perché fa quella torna faccia tre. migliore? Che ha? È una cosa francamente insopportabile. La Posso dire che strumentalizzazione continua di questa gente, che è gente pericolosa, lo voglio dire. Io penso che, Mirta, che in un momento come questa strumentalizzazione continua facciamo finire è una cosa pericolosa, guarda, pericolosa allora, per la sicurezza di tutti. Ah, capisco che avete problemi No, nessun di problema, guardi. industriali e vitalizio No, dei guardi, battute proviamo a fare una facili. cosa, non è la giornata in cui litigare, però, quindi allora, proviamo a dire le nostre idee con calma e con rispetto per gli no, altri. Ma posso fare una Mirta, domanda? lei Ma è chi una se ne importa giornalista della Lega, correttissima. Io mi io appello a sono lei, siccome interessato lei è al una terrorismo. giornalista estremamente corretta, può ben ricordarci, anche nella sua trasmissione La Racchettira, più e più volte è stato definito Matteo Salvini, dagli esponenti lì presenti, imprenditore della paura. Oggi siamo qui a interrogarci su Esatto. come possiamo sconfiggere in una nostra comunità aperta, tollerante, accogliente e inclusiva la paura che rischia di farci diventare tutti paranoici, ok? Quindi io ribadisco, per fortuna i temi della sicurezza, del controllo delle frontiere, dell'immigrazione clandestina sono tornati al centro dell'agenda politica, perché con quello che è successo a Parigi, quello che sta succedendo in Belgistan, quello che ci interessa è capire cosa vuol fare il governo Renzi. Oggi pomeriggio parlerà solennemente nella sala degli Orazzi dei Curiazzi in Campidoglio e lì pare che ci spiegherà Allora, che come intende rispondiamo un muoversi, attimo dallo mentre studio e vengono poi. giù gli aerei russi e la gente, le vittime innocenti muoiono a Parigi. Vorremmo Chi vuole capirlo anche noi. rispondere?